Buongiorno a tutti e benvenuti a questo momento seminariale sulla città di Cluvia. Ieri pomeriggio l'amministrazione comunale di Casoli ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Adriano La Regina. Il professore ci ha onorato della sua presenza sia nel momento ufficiale del conferimento della cittadinanza e ha accettato, e di questo lo ringraziamo, di partecipare in questa mattinata a questo incontro seminariale che abbiamo desiderato organizzare per mettere insieme quelli che potrebbero essere i soggetti interessati a valorizzare il nostro sito di Cluvia, e quindi il seminario vede la partecipazione della scuola, la partecipazione della sovrintendenza, la partecipazione dell'università. Io devo ringraziare per questo momento il professor Fiorentino, Nicola Fiorentino, che diciamo è stato il punto di partenza, che ha cercato di attenzionare chi di dovere, gli organi competenti a suo tempo, parlo degli anni 60, sul sito di Piano La Roma. Quindi ha preso i contatti all'epoca, ha preso i contatti con il professore e la regina, e se oggi siamo qui forse tutto dipende da quel momento iniziale. La mattinata odierna si svolgerà con la presentazione dei ragazzi dell'Algeri Marino di Casoli, che hanno condotto un lavoro di ricerca su Cluvie, e ringrazio in particolare i docenti Rocco Iezzi e Amalia Cocco Pinelli, e ovviamente la dirigente scolastica Costanza Cavaliere per questa collaborazione, per questa attenzione e per la disponibilità. A seguire ci saranno gli interventi attesi del professor La Regina e di tutti i nostri illustri ospiti. A voi ragazzi. Buongiorno e benvenuti. Siamo gli studenti dell'Istituto Superiore Algeri Marino, la classe secondo L del liceo scientifico e le classi quinto F e quinto G dell'Istituto Professionale. E oggi siamo qui per parlare di Cluvie, o meglio di iCluvie, un progetto che mira alla riscoperta del territorio attraverso strumenti e applicazioni multimediali. Ci hanno guidato in questo percorso i docenti Cocco Pinelli Amalia di Geostoria, di Fabio Maria Grazia di Italiano e Latino, Iezzi Rocco di Informatica e Mancini Gilda di Storia dell'Arte. Cluvie è un sito archeologico situato in località La Roma di Casoli, dove sono stati rinvenuti i resti appartenenti al popolo dei Carecini, tribù sannitica stanziata in Abruzzo, genetà preromana. In questo territorio, in età romana, sorge un municipio di cui restano le mura perimetrali, un territorio e mosaici relativi a terme. Grazie a questo progetto, la nostra scuola ha intrapreso un percorso di riscoperta, usufruendo della tecnologia digitale, utile ad una visione moderna e più coinvolgente delle nostre radici storiche e culturali. Il progetto ha avuto avvio all'inizio dell'anno scolastico 2018-2019, con la partecipazione alla Notte dei Ricercatori a Chieti e la realizzazione di un manifesto di presentazione. Nel corso dell'anno abbiamo studiato e visitato il sito. Abbiamo così deciso di presentare come prodotti finali, oltre al manifesto, un timeline ed una pagina Instagram a nome di Giulio De Petra. Lui stesso, infatti, è stato uno dei primi studiosi ad occuparsi di questo sito, assieme ad Antonio De Nino e in seguito ad Adriano La Regina. Il metodo didattico utilizzato è stato quello della flipped classroom, della ricerca sul campo, dello storytelling digitale.
Partendo dal Padlet realizzato dall'insegnante di storia, divisi in gruppi, abbiamo riscoperto Cluvie e approfondito diversi aspetti relativi alla sua storia, attraverso lo studio delle fonti letterarie e materiali. Abbiamo analizzato la tabula Patronatus e i resti dei singoli monumenti, teatro e terme. Ci siamo recati sul sito per effettuare la documentazione e conoscere ulteriormente quanto ancora è visibile di Cluvie. Prima di presentare il nostro lavoro, ringraziamo l'associazione Casule Club e in particolare Vincenzo Rossetti e Antonino Cipolla, che ci hanno fornito prezioso materiale bibliografico. L'Università degli Studi di Chieti, Dipartimento di Archeologia, professoresse Oliva Menozzi e Patrizia Staffilani, grazie alle quali abbiamo iniziato il nostro progetto partecipando alla notte dei ricercatori. La dottoressa Rosanna Tuteri, della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo. La dottoressa Marina De Menna, che ci ha guidato sul sito. L'Associazione La Roma Antica e la professoressa Maria Civitella del FAI. L'amministrazione comunale, il sindaco e l'assessore alla cultura, per l'invito e l'interessamento mostrato per il nostro lavoro. Questo è solo l'inizio di una ricerca che speriamo possa continuare nei prossimi anni anche come progetto di alternanza scuola-lavoro. Noi, come gruppo classe, abbiamo deciso di raccogliere la maggior parte dei nostri lavori relativi al progetto Cluvie all'interno di un ebook, ovvero un libro digitale. Per realizzare questo prodotto abbiamo usufruito del laboratorio di informatica dell'IVIA. Nel primo punto introduciamo Cluvie e abbiamo inserito immagini relative ad importanti resti. La nostra riscoperta è consistita in particolare nel raccogliere e selezionare le informazioni già note da pubblicazioni e siti internet. Nell'ebook abbiamo inserito anche le fonti letterarie che abbiamo analizzato riguardanti la storia del municipio di Cluvie. In particolare abbiamo selezionato alcuni passi dell'opera di Tito Livio, Aburgo e Condita, delle storie di Tacito, Antichità Romane di Dionigi di Alicarnasso. In queste opere si fa riferimento ad avvenimenti storici avvenuti nel territorio di Cluvie, come la battaglia tra Sanniti e Romani. Le fonti sono state riportate sia in latino che con la rispettiva traduzione in italiano e relativo commento. Adesso vorrei presentarvi un lavoro a cui siamo molto legati, perché ci ha accompagnati durante tutto l'anno scolastico. Oltre alla nostra classe, hanno partecipato alla realizzazione i ragazzi del quinto professionale, che ci hanno aiutati con gli adeguati mezzi tecnologici. Si tratta di un timeline, ovvero una linea del tempo virtuale, in cui abbiamo inserito le principali informazioni riguardanti i punti chiave relativi alla storia di Cluvie. I primi scavi sono avvenuti tra il 1895 e il 1900 dagli archeologi Giulio De Petra e Antonio De Nino. Successivamente sono stati ripresi dal 1966 dallo storico Nicola Fiorentino e dall'archeologo Adriano La Regina. Furono scoperte l'importantissima tabula Patronatus, i mosaici riguardanti le antiche terme romane ed alcune tombe a Cappuccina. Nel 2008, infine, grazie alla Soprintendenza per i Beni Archeologici d'Abruzzo, furono scoperte mura relative al teatro e ad altri edifici. Questo è un video che illustra il nostro percorso di ricerca, partito con l'analisi della storia di Cluvie, attraverso le fonti letterarie, la bibliografia e i siti internet, in particolare il sito casoli.org.
Abbiamo anche inserito foto e descrizioni dei ritrovamenti sul sito archeologico. Buona visione. Progetto abbiamo inserito anche Giulio De Petra, che è stato un archeologo italiano, e abbiamo svolto un'attività di ricerca e di studio sulla sua vita per poi condividerla su un profilo Instagram, e questo perché comunque è un metodo non solo ricollegato comunque alla tecnologia, agli strumenti multimediali, ma anche molto efficace per arrivare a più persone, perché comunque è un profilo pubblico e quindi tutti quanti possono vederlo. E in questo profilo abbiamo inserito varie foto con le rispettive didascalie che descrivono un po' la vita di questo personaggio, e tra queste tappe della sua esistenza, oltre per esempio ai suoi studi a Chieti e alle sue esperienze a Napoli, c'è anche Cluvie, perché infatti Giulio De Petra è nato a Casoli e nonostante si sia spostato durante la sua vita comunque non ha mai dimenticato il suo paese d'origine, tant'è che poi più in là ha condotto degli studi appunto su Cluvie, comunque ha contribuito alla riscoperta di questo territorio, e quindi per questo motivo abbiamo deciso di inserirlo nel nostro ebook. Durante i lavori di pulizia del sito archeologico di Cluvie sono stati rinvenuti due mosaici visibili però soltanto in parte, e dalle raffigurazioni e dagli elementi architettonici presenti è stato ipotizzato che questi mosaici potessero far parte della pavimentazione di uno spazio termale. E ci siamo concentrati più sul secondo mosaico poiché il primo presenta semplicemente degli elementi decorativi. Il secondo mosaico nella sua parte centrale presenta invece la coda di un animale marino che, prendendo spunto dai mosaici rinvenuti in altre terme del nostro territorio, ad esempio quella di Vasto, abbiamo cercato di ricostruire per un breve tratto. Sono entrambi mosaici colorati, quindi è possibile dedurre che i committenti facessero parte di un ceto sociale abbastanza elevato. Sono anche state rinvenute anche due strutture murarie su diversi livelli che sono state ipotizzate appartenenti alla scena di un teatro romano. In teoria da queste mura si sarebbe dovuta sviluppare la cavia semicircolare. L'ipotesi è giustificata dalla conformazione del terreno circostante, però purtroppo questa cavia oggi non è visibile anche a causa della crescita della vegetazione. Precedentemente i miei compagni hanno citato l'importantissimo reperto della Tavola Patronatus, risale al 5 maggio del 384 d.C. ed è stata rinvenuta in località Bufalara, nel comune di San Salvo. Consiste in una lastra bronzea redatta per conto dei Cluvienses Scarricini e contiene il decreto della Municipalità Cluviense per il conferimento del patronato sul municipio appunto di Cluvie ad Aurelius Evagrius Honorius.
è di fondamentale importanza, poiché proprio grazie ad esso la sovrintendenza individuò il 12 dicembre del 1966 nella nostra zona archeologica nota come Piano La Roma l'antica città di Cluvie, conosciuta fino ad allora come Pagus Urbanus, iniziando con un'ampia e approfondita operazione di rilevamento topografico guidata dal professore Adriano Lavicino. Infine presentiamo la scheda biografica del professor Adriano La Regina. È stato uno degli studiosi più importanti per questo sito archeologico di Cluvie. Abbiamo messo in risalto alcune ricerche che lui ha fatto su questo sito che noi abbiamo qui a Casoli. Siamo onorati della sua presenza e ci auguriamo che il nostro lavoro sia reso gradimento. Adesso passiamo la parola ai colleghi dell'istituto professionale che vi mostreranno ancora applicazioni multimediali per la fruizione del sito di Cluvie. Mentre si prepara con l'altra presentazione, soltanto per dire che l'ebook che avete appena visto tra un po' sarà disponibile gratuitamente sull'Apple Store. Ci prepariamo adesso a una nuova presentazione che fa un uso di un cubo e con l'apparizione di ologrammi. Quando Antonio ci dà il via. Del patronato sul municipio di un cubo con delle serigrafie che sono alla fine delle codifiche
proiettando, diciamo, inquadrando il con uno smartphone le facce di questo cubo, si evidenziano dei contenuti, che, cosiddetti ologrammi. Nel caso specifico abbiamo realizzato un cubo che aveva sulle sei facce degli ologrammi fatti di due parti, una parte da un'immagine e da una parte da un video che spiegava il significato dell'immagine. Ma non, è pronto l'altro cubo? No. Si possono fare infiniti diciamo cubi, ognuno dei quali può spiegare degli aspetti di un sito oppure di un oggetto di interesse, replicando questa cosa per Cluvia, ma benissimo per qualsiasi altra attività diciamo archeologica o didattica. Andiamo con questo. È il bello della diretta, queste cose sono fatte in diretta, non è che sono fatte... Allora, la stessa cosa, vabbè, giusto per far capire il concetto. Allora, inquadrando con il cubo, con lo smartphone. La nostra regione abitavano... Nella nostra regione abitavano varie popolazioni, tra cui quella dei Capicini, stabilitasi anche nella nostra zona a Pluvia. Per saperne di più, cambia pagina. Allora, ecco la planimetria di Cluve, antico municipio romano situato a Pianola Roma. Frazioni di Casoli. Gira il cubo per vedere più nello specifico le sue parti. Cluve aveva una struttura tipica romana, però non è pervenuta la cavea per via delle varie modifiche avvenute nel corso degli anni. È presente un muro relativo alla scena realizzato con la tecnica dell'opus reticulatum. Sono i mosaici delle terme, piccole e accessibili a tutti, tranne per gli schiavi, i quali dovevano pagare un piccolo pegno. Esse erano caratterizzate da un pavimento a mosaico con colorazioni particolari, perché non erano solo bianche e nere, ma vi erano anche dei dettagli color oro e terracotta. Tra vari reperti rinvenuti, c'è anche una testa di marmo rinvenuta nell'area del teatro, risalente al primo secolo d.C., probabilmente parte di una statua onoraria. Questo è Giulio De Petra, nato a Casoli, è stato uno dei primi studiosi di Cluvia. Seppur vissuto a Napoli per tanti anni, l'amore per il suo paese e per l'archeologia l'hanno spinto a tornare a fare ricerca. Ok. Questa quindi è un'applicazione basata su diciamo, degli ologrammi, su delle facce di un cubo. Adesso un'altra applicazione che fa uso di un visore. Allora, adesso diciamo che uno dei mezzi per fruire i siti archeologici o comunque spazi museali fa uso della realtà aumentata. E noi abbiamo cercato di riprodurla per il sito di Cluvia, quindi un viaggio in realtà aumentata attraverso un visore. Per farvelo vedere, diciamo, adesso a schermo pieno utilizzeremo la modalità diciamo dello schermo, ma chi vorrà poi indossare questo visore godrà della visione stereoscopica. Allora, si inizia ad esempio con una mappa generale e su questa mappa noi abbiamo fissato dei punti caldi, che sono quei pallini bianchi. Quando l'occhio, nel caso mentre si indossa il visore, si ferma su quel puntino bianco, esce un'informazione o diciamo un ampliamento di quello che si sta vedendo. Ad esempio, nel caso se punta l'opus... Okay. Ecco. Ad esempio, quindi puntando sul mosaico esce l'informazione relativa al mosaico, così come è stato ricostruito sul muro.
Andando poi a altri punti, tipo ad esempio queste delle aperture, ci passa a un'altra, si passa a un'altra scena. Siamo andati? Ok. Andiamo sul puntino sopra. Ci sono problemi di latenza, però. Stiamo salendo verso il sito del teatro. Nella fattispecie questa sono state prese foto a 360 gradi e poi riunite tramite un software per l'implementazione delle informazioni aggiuntive. La ricostruzione del teatro, qua dovrebbe comparire la ricostruzione della torre. Vai. Torre medievale qui. Ecco, questa è la ricostruzione del teatro e così come l'abbiamo pensata, diciamo da quello che abbiamo trovato sulle planimetrie. Ok. Sono 10, 11 spazi o cospazi, come si usano a chiamare attualmente. Questa, diciamo, è quella visione stereoscopica nel visore, simula esattamente quindi una visione immersiva così del sito di Fubia. Grazie. Bene, diamo la parola al professor La Regina. Buongiorno, grazie per essere intervenuti. Naturalmente io sono molto commosso e emozionato di questa occasione che mi vede di nuovo qui a Casoli dopo tanti anni, tantissimi anni veramente. Sono quegli anni che sono stati ricordati prima per le esplorazioni che fece Nicola Fiorentino e devo essere grato a lui se la mia attenzione all'epoca si rivolse poi su questa zona. Sono grato naturalmente all'intera cittadinanza di Casoli, in particolare all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore alla cultura, tutti, al consiglio comunale per questo privilegio che mi è stato conferito della cittadinanza onoraria. Devo dire che sono stato anche fortemente commosso dall'interesse che vi è nei giovani, in tutti i cittadini di Casoli, la parte qui presenti oggi e soprattutto questi studenti che hanno lavorato a quel progetto che ci hanno presentato e che io credo possa costituire veramente il nucleo di un museo documentario sulle antichità di Casoli da presentarsi nel castello, auspicabilmente, insomma, il luogo più rappresentativo della città che merita, diciamo, una valorizzazione ora dopo i restauri che molto belli che sono stati fatti e quelli che ancora si dovranno fare, però adesso questo edificio potrà cominciare a essere destinato a qualche funzione appunto di tipo culturale. Una delle funzioni che potrà svolgere sarà sicuramente quella di museo della città, museo della,
municipio di Casoli, la storia del municipio di Casoli dall'antichità ad oggi, e quindi comprendendo anche le antichità del piano La Roma di Cluvia, insomma. Cosa importante per un museo è certamente avere i documenti originali che rappresentano poi la storia del luogo, però anche avere, avere la storia, la narrazione. Questa è già pronta, quindi io credo che si possa facilmente, insomma, completando con qualche altra informazione che possa essere necessaria al progetto che abbiamo visto, trasformarlo anche in una rappresentazione documentaria per illustrare appunto la storia di questo luogo. Questo sarà possibile, immagino, attraverso forme tradizionali di rappresentazione, di cartografia, di grafici, di plastici anche, ma anche e soprattutto attraverso queste forme nuove di comunicazione che ci sono state illustrate e che sono in certa misura anche molto più efficaci e che potranno, insomma, facilmente trasmettere tutte le informazioni necessarie. Quindi questo mi sembra veramente già un grande risultato, un grande successo da questo interesse che si è sviluppato nei giovani, negli studenti e dei loro insegnanti, naturalmente, che li hanno guidati. Da tutto questo non resta un'esercitazione così, sia pure importante per l'apprendimento di metodi di comunicazione, di espressione, ma resta anche qualcosa di concreto da consegnare alla cittadinanza perché se ne usufruisca nella trasmissione delle informazioni. Ecco, quindi questo mi sembra già una cosa molto, molto importante. Io ho visto che la soprintendenza, che è qui rappresentata dalla dottoressa Tuteri, in anni, insomma, non recentissimi, ma insomma in anni neanche tanto lontani, ha svolto alcune indagini, alcuni sondaggi sull'area archeologica. Ecco, questo è sperabile che possa anche incrementarsi in futuro. Noi sappiamo che oggi ci si dibatte in gravi difficoltà economiche in tutto il paese, non solo nel nostro, ma insomma che non è facile trovare risorse da destinare alla ricerca, agli studi, però è importante anche volerlo fare, perché poi volendo arrivare a dei risultati forse si può anche provare a ottenere risorse non solo da parte pubblica, diciamo, ma anche da contribuzioni, donazioni da parte di privati, liberalità, diciamo, che possono giungere con questa destinazione, cosa non facilissima, però neanche estremamente difficile, se si pensa che oggi ci sono gli strumenti per defiscalizzare le donazioni a fini di ricerca e di attività culturali. Quindi aziende, insomma, private possono facilmente destinare dei contributi, avendo poi la garanzia anche di poterli recuperare in sede fiscale. Insomma, questo per fortuna è stato raggiunto, questo tipo di possibilità, anche in Italia, che era già da molto tempo presente in altri paesi, e dovrebbe gradualmente sempre più consentire di affrontare attività di studio, di ricerca, insomma, e fra queste anche di sviluppare indagini archeologiche. Ora, pensando a questa grande riserva di conoscenze archeologiche che è il piano La Roma, questa bella, insomma, località
con grandi spazi ancora liberi, quindi dove si possono svolgere scavi e ricerche, offre veramente delle possibilità enormi per la conoscenza della storia, direi non solo di questa parte specifica dell'Abruzzo, dell'Italia, insomma, ma anche su una dimensione più ampia. E questo lo sappiamo per diversi motivi. Primo, come abbiamo visto dalle rappresentazioni che ci sono state mostrate, ruderi cospicui ci sono, quindi non c'è da dubitare che indagini e scavi archeologici, anche estesi, non rimettano in luce un sistema, un complesso monumentale importante e anche capace di attirare, diciamo, l'attenzione, la curiosità di visitatori al di là dell'interesse che sicuramente queste cose hanno per gli studiosi, i ricercatori di storia, per gli archeologi, diciamo, e gli specialisti della materia, ma anche per un pubblico molto più vasto, un pubblico anche internazionale. Quindi la materia, diciamo, c'è. Che caratteri possono avere questi documenti sepolti, diciamo, nascosti, come in un archivio ancora inesplorato, mai letto, come se noi sapessimo che vi sono dei faldoni di documenti medievali, di pergamene da qualche parte che nessuno ha mai ha cercato di interpretare, di leggere, di trascrivere. E il sottosuolo archeologico questo è: ci sono documenti che accrescono, diciamo, possono accrescere la nostra conoscenza su tanti aspetti, però devono essere visti, devono essere visti, recuperati e interpretati correttamente. Ora, che cosa possiamo immaginare di sapere dall'esame di questi documenti? Beh, una traccia ci è data naturalmente dalle informazioni storiche che abbiamo, dalle informazioni che gli antichi ci hanno lasciato. E non sono poi pochissime su Cluvia, non sono poche anche rispetto ad altri municipi di questa parte dell'Abruzzo. Vi sono un municipio, per esempio, un altro municipio molto interessante, molto importante, che è conosciuto soprattutto dai dati archeologici, perché a differenza del piano La Roma è stato ben scavato e si continua a esplorare, è il Iuvanum, insomma, a pochi chilometri da qui, un'altra città di questa popolazione carricina, dove l'archeologia dà molte informazioni e dà più informazioni di quante ne abbiano dati gli autori antichi, di cui che hanno lasciato poche notizie, diciamo, su Iuvanum. Naturalmente noi dobbiamo sempre considerare che le informazioni che abbiamo dall'antichità sono casuali. Noi abbiamo dei frammenti che ci sono arrivati per fortuna, una fortuna dovuta talvolta all'importanza degli autori che sono stati poi copiati e ci sono pervenuti, ma anche per il caso, perché ci sono opere importantissime che invece si sono perdute, insomma. Per esempio, una buona parte degli scritti di Livio è scomparsa, non c'è più, anche se era un autore, diciamo, considerato nel Medioevo importante e quindi copiato. Ecco, allora, dicevo, su Cluvie delle informazioni, sia pure indirette, ci sono, non tanto sul carattere della città, quello bisogna recuperarlo attraverso gli scavi, ma sul ruolo svolto nel contesto della storia generale dell'Italia antica. Una prima notizia riguarda, come insomma, abbiamo stato anche detto, riguarda un'epoca abbastanza antica, ancora, diciamo, pre-romana, che riguarda i primi contatti con il mondo romano. Siamo verso la fine del IV secolo avanti Cristo, quando, sappiamo, vi era questo insediamento, questo
evidentemente aveva una certa importanza già, di Cluvie, detta da Livio nel Sannio. Quindi qui siamo ai confini settentrionali dell'area sannitica, dove era un insediamento dove vi era un presidio romano. Il motivo per cui Livio ci dà la notizia è che i Cluviensi massacrarono questo presidio romano perché non ne sopportavano, diciamo, la presenza. Ecco, quindi per un'informazione specifica sappiamo che vi erano dei romani che occupavano questa zona, un reparto militare. Ma perché occupavano questa zona? Evidentemente vi era un insediamento di una certa importanza, e questa importanza da cosa poteva derivare? Evidentemente dalla sua ubicazione, dalla posizione topografica, dal controllo che poteva avere delle vie di penetrazione dall'area costiera verso l'interno, un controllo che poteva avere in un momento, diciamo in un periodo di contrapposizione fra Roma e il Sannio, di controllo degli accessi all'area sannitica più centrale, quella più meridionale, insomma una funzione strategica, diciamo. E quindi abbiamo questa informazione su Cluvie, appunto nel IV secolo avanti Cristo. Poi naturalmente sappiamo che fu un municipio romano. Abbiamo delle informazioni, questo lo sappiamo anche questo, non solo da elencazioni di tipo geografico eccetera, che lo menzionano, ma anche da informazioni di tipo storico, ossia per esempio Tacito ne parla a proposito di un personaggio molto importante che proveniva da questa città, che era Elvidio Prisco, e ne parla Tacito consegnandolo in questo modo, diciamo, alla storia, come dandogli rinomanza eterna, perché per l'importanza dell'autore, perché Tacito naturalmente è un autore sempre letto, sempre amato in tutti i tempi, ha conservato memoria di questa figura di Elvidio Prisco, Gaio Elvidio Prisco, un personaggio, diciamo un intellettuale, intanto un aristocratico del posto naturalmente, un intellettuale, uno stoico, filosofo, quindi, ma anche un uomo politico di notevole rilevanza, che si distinse soprattutto non solo per la sua carriera politica, fu pretore, questore, comandante militare, insomma svolse tribuno della plebe, quindi ebbe tutto un cursus, insomma, molto importante di carattere politico, ma è rimasto celebre e quindi lodato da Tacito per la sua avversione ai regimi totalitari, in particolare quello del momento, che era un regime veramente assoluto e totalitario, dell'impero romano. Gli imperatori, come sappiamo, a cominciare da Augusto, avevano esautorato, diciamo, la Repubblica Romana con un sistema molto, molto abile, non di sopprimere, quindi non sopprimendo le magistrature e le cariche repubblicane, ma mantenendole, accentrandole però nella persona dell'imperatore, il quale accentrava in sé i poteri esecutivi, chiamiamoli così in forma moderna, ma anche i poteri di opposizione che vi erano istituzionalizzati nella figura del tribuno della plebe. Nella Repubblica Romana il tribuno della plebe aveva l'autorità di impedire l'approvazione di qualunque legge, bastava un veto del tribuno della plebe, il Senato doveva rinunciare a... Naturalmente era una grande responsabilità, perché non si poteva paralizzare, insomma, una potenza come quella romana, che aveva già un impero nel Mediterraneo in epoca repubblicana. E bisogna anche considerare che questa opposizione veniva gestita
sempre nell'interesse della Repubblica, quindi quando vi era un problema che riguardava le sorti di Roma nel suo complesso e quindi anche per esempio la politica espansionistica, imperialistica della Repubblica Romana, Senato e tribuni della plebe erano sempre d'accordo, insomma, quindi aristocrazia e plebe, per quanto avversari nella politica interna, nella politica estera erano sempre unanimi, insomma, non vi era opposizione. Comunque, dicevo, nella Repubblica ad ogni modo vi erano queste istituzioni che creavano una sorta, possiamo dire, insomma, in forma antica, non in forma moderna, di democrazia, perché le magistrature erano elettive, non come oggi, non c'era il voto universale, gli schiavi non votavano, anche le donne non votavano, quindi oggi non lo considereremmo una democrazia, però per il mondo antico era almeno, c'era una forma di elezione e soprattutto di cariche che duravano un anno, perché i consoli romani duravano un anno, potevano essere rieletti, ma insomma non all'infinito. Quindi una costituzione di tipo democratico antico era stata sostituita da un potere autoritario come quello dell'imperatore. Poi si potrebbe adesso discutere sulla necessità di queste trasformazioni, vabbè, questo è un altro problema. Comunque, e come era percepita questa trasformazione all'epoca? Era percepita in gran parte della popolazione come una necessità, però vi erano anche coloro che pensavano che bisognasse invece mantenere le tradizionali forme della Costituzione repubblicana. Fra questi vi era Elvidio Prisco, era uno dei rappresentanti di questa opposizione senatoria, se possiamo dire così, perché soprattutto questo desiderio di ripristinare i valori costituzionali repubblicani era più vivo nel Senato e quindi si creava un'opposizione fra potere imperiale e potere senatorio. Però insomma, chi comandava era l'imperatore, in maniera anche molto forte e spesso brutale. Quindi l'opposizione di Elvidio Prisco, per esempio, al regime veramente insomma scellerato di Nerone, gli causò l'esilio. E questo era ancora poco, perché poi Elvidio Prisco, tornato dall'esilio sotto Galba, continuò a opporsi al potere imperiale, questa volta di Vespasiano, che lo condannò a morte e quindi chiuse, eliminò il problema. Allora, questo cosa significa? Che Elvidio Prisco è rimasto una figura rappresentativa nella storia moderna, nella storiografia moderna, anche nei sentimenti democratici moderni, a cominciare dall'illuminismo nel Settecento, di questa libertà, di queste aspirazioni di libertà repubblicane, in un momento in cui anche in Europa vi era ancora potere assoluto, in Francia, insomma, prima della Rivoluzione francese e in tanti altri stati moderni dell'Europa, insomma. Per esempio, uno dei grandi estensori della Costituzione federale americana, che è un monumento, diciamo, della cultura illuministica, James Madison, che scrisse la Costituzione insieme a Jefferson, la Costituzione del 1788, quella che prevedeva la federazione degli stati, ossia gli stati, i singoli, i 13 singoli stati sovrani americani, si davano una forma di governo sovranazionale che li riunificava. E questo fu un, diciamo, risultato
di una serie di intellettuali illuministi americani che poi guidarono il paese, e fra questi c'era appunto Madison, il quale si firmava in scritti di carattere politico, si firmava Elvidius, quindi aveva preso il nome da Elvidio Prisco, a rappresentare la sua aspirazione di democrazia e di libertà per gli Stati Uniti. Quindi questo dà la misura dell'importanza che ebbe questo personaggio. Ora non mi soffermo poi su altri aspetti, su quello che ha scritto Benedetto Croce, altro vostro conterraneo, Carricino, perché era originario qui di Montenero Domo, quindi di Iuvanum. Anche Croce ha scritto un saggio importante sul video Prisco. Vabbè, ma questa è un'altra questione. Quindi, tornando a Cluvie, questa città, diciamo, ha avuto una celebrità, una rinomanza attraverso la storia generale, attraverso per esempio questa, per la romanità, attraverso questa sua figura, attraverso questo suo personaggio. E io vorrei richiamare, avete visto, ma forse ci possiamo arrivare, adesso possiamo vedere una... Faccio scorrere rapidamente delle immagini che conoscete, sono vecchie fotografie che io feci nel 67, nel 1967, quegli anni in cui con Fiorentino ci davamo a che fare sulle antichità del piano La Roma. Ecco, andiamo avanti, vedete questi paesaggi di allora ripresi dal castello di Casoli. Ricordo bellissimi questi paesaggi invernali con la Maiella innevata. Andiamo avanti. Queste sono le strade ancora non asfaltate del piano La Roma, quelle che adesso percorriamo in automobile. Andiamo avanti. Volevo farvi vedere. Andiamo. Ecco, qui, qui si vede un pavimento che era stato trovato. È distrutto casualmente, evidentemente con una ruspa, però poi nascosto con questi sassi per non farlo riconoscere, è lungo il bordo di una di quelle strade che abbiamo visto. Andiamo avanti. Va bene, questi sono i disegni. Ecco, questo è il lavoro di Nicola Fiorentino, il quale, come potete vedere, aveva già visto tutto, aveva segnato. Quella è la planimetria del piano La Roma, dove lui schedò ogni singolo ritrovamento, muro, lapide, qualunque cosa, ed è stata la prima vera esplorazione archeologica, topografica, diciamo, del piano La Roma, e che ha dato poi l'avvio, diciamo, ad altri studi. Ecco, questa è una dei suoi appunti che mi ha inviato giorni fa, poi dopo ne parliamo, magari andiamo ancora avanti, però avanti, ancora, ecco, avevamo già visto prima questa figura di personaggio anonimo, insomma, ritrovato al piano La Roma, al centro del piano La Roma, e che si trova adesso nel Museo di Chieti. Non so se è esposto. Sì, è esposto. Quindi insomma, un bellissimo ritratto, sta in un museo importante, che quindi richiama l'attenzione anche su questa località. Ora, per questo personaggio non c'è nessuna certezza, ma c'è buona probabilità che si tratti proprio di Elvidio Prisco. Dal punto di vista della data ci siamo, siamo in epoca Giulio Claudio, quindi potrebbe essere, quindi mettiamola così, un candidato, l'unico che possiamo immaginare, ce ne saranno stati altri che non conosciamo,
candidato all'identificazione di questo ritratto è proprio il Videocristo, che nonostante fosse stato ripetutamente condannato, esiliato, mandato a morte, eccetera, vediamo la prossima immagine, ecco, aveva delle statue, perché qui vediamo Palestrina, quello è il ritratto che sta a Chieti, questa invece è una dedica che è stata trovata a Palestrina. A Palestrina aveva una statua, questa è una base di statua dedicata ad Elvidio Prisco. Quindi, nonostante la sua opposizione al regime autoritario degli imperatori, in molte città aveva questo riconoscimento per le sue cariche, eccetera. E poi, naturalmente, abbiamo parlato adesso della rilevanza di Cluvie in epoca romana, naturalmente poi c'è il grande periodo di cui sappiamo pochissimo, del Medioevo, quando poi la città cambia nome sostanzialmente da Cluvie a questo nome, Roma, la Roma è un nome che richiama appunto questa interpretazione di luogo in qualche modo legato a Roma. Richiama apparentemente, perché non è sicuro che sia così, noi sappiamo che molte località, e su questo gli studi di Francesco Sabatini, un altro illustre abruzzese, di Pesco Costanzo, ha studiato i toponimi longobardi, segnala che in alcuni casi e non in tutti, quando abbiamo Castel Romano, Selva Romana, Romano, eccetera, siamo di fronte a toponimi longobardi che derivano dalla parola germanica Harriman, che significa soldato, militare, uomo d'arme. Non sappiamo nel caso nostro quale fosse l'origine, però dobbiamo tener conto di una cosa, che vi è stato un cambiamento di nome, di toponimo. Ora, una città difficilmente perde il nome originale, che si può trasformare, ma insomma può evolvere, diciamo, tipo Bononia, Bologna, ma difficilmente cambia totalmente se non c'è un'interruzione molto forte e anche lunga, se no il nome rimane. Ecco. Allora, perché Cluvie diventa la Roma? Molto probabilmente perché vi è stata un'interruzione appunto nella continuità dell'insediamento. E questa interruzione quando può essere avvenuta? Non vi sono altri momenti nella storia antica in cui questo possa essere avvenuto se non durante la guerra gotica. Quello è il periodo in cui si creano proprio terre desolate, abbandoni di città, gente che fugge, si va a insediare, poi a arroccare in altre parti. E allora se immaginiamo, e infatti non vi sono documenti, diciamo, di epoca alto medievale di quell'epoca per Cluvie, ricompare qualche secolo dopo con il nome nuovo. Allora questo fa pensare a una sostituzione, a una di popolamento, e la sostituzione di popolamento può essere proprio quella dovuta alla presenza longobarda, la presenza longobarda che ripristina una condizione di vivibilità decente in Italia dopo le incursioni barbariche di ogni genere, perché istituisce dei principati, insomma istituisce delle forme di governo in cui il potere era tenuto dai principi longobardi, però vi era stata una fusione con le popolazioni latine, eccetera. Quindi questa potrebbe essere l'origine. Allora, però è un problema ed è una cosa da chiarire. Tutte queste cose come si chiariscono? Se vi è questa storia millenaria, preromana, romana, medievale,
E la ripresa medievale è testimoniata anche da un numero, sono ben 7 chiese che risultano nel XIV secolo al piano da Roma. Ora dobbiamo, nello stesso periodo risultano a Casoli 6 chiese, quindi diciamo che nel 300 Casoli e piano da Roma avevano una consistenza di abitanti paragonabile fra loro, sono più o meno la stessa. Ora, tutte queste notizie frammentarie si possono ricucire, comprendere, sono delle spie, delle tracce di qualche cosa di più complesso che non conosciamo, solamente attraverso le esplorazioni archeologiche che io spero si possano avviare in questa località, che ha veramente le premesse per darci informazioni importanti, come abbiamo visto qui vicino appunto a Iuvanum, i risultati sono stati straordinari e non si vede perché il piano da Roma dovrebbero essere inferiori. Io adesso non voglio... Continua per tutta la mattina perché non ci siamo stancati di ascoltarti. Dobbiamo sentire ancora tante cose, quindi vi ringrazio con l'auspicio veramente che si possa considerare questa giornata un punto di partenza proprio con quel progetto che abbiamo visto degli studenti sulle antichità di Casoli. Un punto di partenza per la rappresentazione della storia di questa città e delle esplorazioni archeologiche al piano di Roma. Grazie. Grazie professore per il suo intervento. Come diceva la professoressa, non siamo stanchi di sentirla e quindi grazie per questa occasione. Adesso diamo la parola alla professoressa Papi, c'è stata questa inversione, ma sicuramente avrà tanto da dirci sul professore, sulla sua attività, sulle sue ricerche. A lei, professoressa. Grazie. Buongiorno a tutti. Ripeto, buongiorno a tutti. È stato un bene che ha parlato prima Adriana Regina, perché la mia semplice presentazione di un'attività stratosferica nell'arco di 50 anni avrebbe smorzato l'effetto di questa splendida lezione di storia. Non è la prima che sento da Adriano e ogni volta mi meraviglia la sua capacità di giocare sulle fonti, su quelle antiche, su quelle medievali, sui dati archeologici, e di ricostruire, di arrivare ad una sintesi inappuntabile, assolutamente inappuntabile. Io sono stata chiamata per delineare, per sommi capi, perché sarebbe impossibile, come dire, presentare la figura di uno studioso come lui in modo adeguato, per cui spero di essere riuscita quantomeno a fissare dei punti fermi per informarvi su tutto quello che ha fatto nella vita Adriano La Regina. Intanto Adriano è adesso presidente dell'Istituto Nazionale di Archeologia, di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, è accademico dei Lincei e da ieri pomeriggio è cittadino onorario di Casoli. L'attività, diciamo, istituzionale nell'ambito dei beni culturali di Adriano credo che si possa dividere in tre fasi. L'inizio come ispettore all'antichità degli Abruzzi e del Molise tra il 1964 e il 1970, gli anni in cui io facevo la mia tesi di laurea sul Fedele.
E poi dal 71 al 76 soprintendente del Molise, quando il Molise ha deciso di staccarsi dall'Abruzzo. Ma in questa prima fase la cosa incredibile di Adriano Regina è che ha affiancato all'attività del Ministero come appunto ispettore e quindi preposto alla tutela una incredibile attività di studioso. Alcune date. Già nel 64, appena nominato, pubblica Venafro e Petrillo. Nel 66, Sulmona. Poi nel convegno di Bologna, la città etrusca italica preromana, presenta le sue note sulla formazione dei centri urbani in area sabellica. Nel 67 identifica nel Sannio la città di Cluvie e pubblica, sempre su riviste di altissima specializzazione, prego la mia Marida De Menna di cominciare forse con il PowerPoint. La prima, scusate, non l'avevo vista, io sono di Rocca Scaleglia, quindi mi dispiace, ma il castello di Rocca Scaleglia ve lo presento tutte le volte, con buona pace del castello vostro. E ovviamente ripropongo queste immagini come? Forse devo tenere più vicino il microfono, va bene? Grazie. E ovviamente ripropongo queste immagini già viste perché è la prima delineazione dell'attività di Adriano Regina su quello che è il Sannio. Nel 66 anche cosa pubblica? Le iscrizioni osche di Pietrabondante e la questione di Bovianum Vetus. Attenzione perché questa è la data di inizio di un percorso che dura ancora oggi. Nel 68 le ricerche sugli insediamenti vestini è un testo che tuttora dobbiamo studiare. Nel 69 partecipa alla mostra di Palazzo Venezia con Valerio Cianfarani, Antiche Civiltà d'Abruzzo, con una prima scheda descrittiva della stele di Castelbieri, e anche questo è la data di un inizio che non è ancora concluso, mi pare. Tra il 71 e il 76, dicevo, è soprintendente del Molise e oltre all'attività di studio e pubblicazione che porta avanti in maniera pazzesca, si dedica all'organizzazione del territorio dal punto di vista sia archeologico che paesaggistico, e quindi promuove la costituzione di un sistema di musei archeologici con l'acquisizione e restauro di edifici storici del territorio, promuove gli scavi e restauri a Sepino, a Pietrabondante, e si dedica alla tutela dell'intero patrimonio demaniale dei Tratturi mediante il riconoscimento del loro interesse storico-ambientale, nonché alla tutela paesaggistica di numerosi comprensori territoriali delle aree montane e costiere del Molise. Tra il 76 e il 2004 Adriano La Regina è soprintendente ai beni archeologici di Roma. È un trentennio di attività intensissima in cui credo che ha rivoltato Roma da cima a fondo. E cito ma soltanto le cose più eclatanti: promuove la legge speciale a favore del patrimonio archeologico della capitale, riprende gli scavi del Foro Romano, cura il restauro del Colosseo con un finanziamento di 40 miliardi di lire da parte della Banca di Roma. Si dedica anche all'archeologia preventiva nelle zone destinate alle trasformazioni urbanistiche, riorganizza il Museo Nazionale Romano con l'acquisizione e il restauro delle sedi prestigiosissime di Palazzo Massimo, di Palazzo Altems e della Cripta Balbi. Si dedica al restauro e alla riapertura al pubblico del Museo Palatino e della Domus Aurea. Cura contestualmente numerosissime mostre,
alla Curia del Foro Romano, a Palazzo Altemps, a Palazzo Massimo, alle Terme di Diocleziano e al Colosseo, che viene inserito per la prima volta nel grande circuito espositivo internazionale. Riorganizza il funzionamento di musei e monumenti in modo da assicurare alla Soprintendenza Archeologica di Roma un bilancio attivo. Non so se chiedi ce l'ha. Poi promuove e cura personalmente pubblicazioni e studi sull'immenso patrimonio della capitale con la partecipazione di università italiane e straniere. Tra il 2005 e il 2009 è professore ordinario di etruscologia alla Sapienza di Roma. Dal 2002 riprende gli scavi a Pietrabondante, a tutt'oggi. E in questa posizione, per tutto questo trentennio, al vertice della prima soprintendenza dell'Italia, non dimentica il territorio da cui aveva preso le mosse e soprattutto non dimentica gli amici di un tempo, accolti sempre a braccia aperte e con tutti gli onori nella sua residenza prestigiosa sul Palatino. Un'altra cosa incredibile è che sceglie, in tutto questo non abbandona mai gli studi del territorio, e sceglie di presentare in anteprima, in Abruzzo, la lettura e l'interpretazione dell'iscrizione del guerriero che appare nella premessa al volume di Mattioppo sui centri fortificati vestini dell'86. Scusate, ma non vedo quello che succede alle mie spalle. Vai avanti. Ecco, uno dei temi fondamentali è questo delle iscrizioni paleosabelliche, e per la prima volta questa lettura e questa interpretazione con l'identificazione del personaggio, il re Nevio Pompilio, appare in questa, la premessa del lavoro di Mattioppo. E poi, avanti Marida. Ancora avanti, poi un attimo ci ritorneremo su questo. E nel 1991 sceglie di presentare in anteprima a Chieti la sua lettura e interpretazione della tavola di Rapino come una lex de meretricio ruginorum, suscitando lo scandalo di un professore di liceo che ha contestato ferocemente la possibilità che le teatine dell'epoca potessero esercitare la prostituzione. Sì, ma lo rassicurai, diciamo. Che venivano da fuori. Erano immigrate. Ora, non entro assolutamente nel merito delle iscrizioni paleosabelliche, e mi invito soltanto a ritrovarvelo l'ultima sintesi del 2010 sul corpus di queste iscrizioni, lo trovate su internet, e credo che sia uno dei risultati più eccezionali e straordinari di uno studio durato 50 anni, dal 69. Vai avanti Marita. Ora? Oh, c'era la sua fotografia, non me l'hai messa? Vai dopo, no? Adriano la Regina è questo, è il re di Pietrabondante. Perché Pietrabondante, non so se interpreto male, è l'alfa e l'omega della sua esperienza specialissima di vita. E credo che meglio di quello che posso dire io, così semplicemente, vi dà un'idea della dimensione umana e posso dire sentimentale di Adriano, perché nella premessa al volume postumo di Valerio Cianfarani, Culture Adriatiche Antiche di Abruzzo e di Molise del 78, lui dice questo: vi è un debito mio del tutto personale che mi piace ricordare qui nei confronti di Valerio Cianfarani, per il mio contatto con la storia delle antiche genti italiche e con i territori meravigliosi che ne conservano indelebile memoria. A saldare questo debito
meglio delle parole vale la nostalgia per il vagabondare sui monti, inseguendo il fascino di una conoscenza disponibile, purché cercata passo dietro passo, sulla grande traccia millenaria di quella via che andava dai litorali dell'Adriatico fino al cuore più segreto dell'Appennino. L'avevano segnata antichissime genti nelle migrazioni stagionali o definitive, seguendo forse l'istinto loro o il cammino degli astri o i colori dell'orizzonte. Poi era diventata la strada. Per la transumanza degli erbeti e delle greggi, una lunga strada verde, la via della lana, da Franco Ciampitti, il romanzo ai trattori del 68. E adesso vi propongo un video che molto più di tante parole può dare la dimensione e può dare la misura di quello che Adriano ha fatto nel Sannio. Grazie. Il gatto è mio, sì. Era mio, purtroppo. Io ti saluto. Ah, noi ci sentiamo. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Sì. Per mail. Ci teniamo in contatto. Ti ringrazio. Ciao. Ah sì, no, me lo ricordo. Forse l'ho visto, non lo ricordo. Forse poi l'ha fatto una strada. Non so se l'ha fatto una stanza, io non ce l'ho, non ce l'ho indicato l'autore. Ah, non lo so, vediamo. Potenti mezzi messi a disposizione. Tema che passa. Tema. Non esce? Sì. Hai detto? Tema, c'è scritto che è Marta. Mi dispiace, non c'è la musica. Era la musica del gladiatore. Scusami. Lo trovate su internet, ragazzi, con la musica. Sono belle riprese, te ne lo conoscevi questo video? No, non mi ricordo. Con un drone. Sì. Allora, facciamo.
penso che sia recente, ma è molto azzeccata la colonna sonora, è veramente molto bella. Tra qualche decennio anche Cluvi avrà un'area archeologica come questa. Sì, è recente, certo. In questi ultimi due anni. Osservato la locandina della conferenza che ho fatto a Kyoto nel 91. Poi te la mando. Era il primo anno in cui mi hanno dato l'incarico dell'insegnamento, quindi l'ho festeggiata quella volta con la conferenza. Bene, allora vi invito. Vi invito a rivedervelo su internet e vedrete che con la musica è tutta un'altra cosa. Mi dispiace, insomma, questo, la mia tecnologia non è adeguata. Grazie professoressa, anche grazie per l'auspicio di vedere anche per Cuneo tra qualche anno qualche risultato più visibile. Adesso la parola alla dottoressa Punteri della Sovrintendenza Archeologica di Chieti. Buongiorno a tutti, e io porto i saluti istituzionali della mia sovrintendente, la dottoressa Rosaria Mincarelli, che per problemi piuttosto, diciamo, stringenti stamattina è dovuta rimanere in ufficio. E porto i suoi saluti tra l'altro so essere sincerissimi, e avrebbe voluto salutare di persona il professor La Regina, e avrebbe voluto dire, tra le cose che appunto mi ha accennato, che la sovrintendenza è in prima linea in questa riscoperta, naturalmente, e proprio da quest'anno, come tra poco vi illustrerò, c'era in un intento proprio, diciamo, molto concreto relativamente a Cluvia. E il suo impegno è notevole, nonostante, devo confessare, i gravi problemi che attanagliano le nostre sovrintendenze, ma il Ministero in genere. Non sono qui naturalmente per esporli tutti, però per rendere noto che ci si muove effettivamente con grande fatica, nonostante l'impegno. Però, adesso parlo da Rosanna che era qui questa mattina, che è qui, e che ha ascoltato quello che ha detto il professor La Regina, quello che ha detto Raffaella Papi sul professor La Regina, e quello che ci hanno detto e ci hanno fatto vedere i ragazzi. Io mi sono rianimata, devo dirlo davvero. Sono un po', diciamo, colta da quel panico che prende chi si avvia alla fine della carriera e non ha fatto tutto quello che avrebbe voluto. E soprattutto non ha colto nella società quell'interesse e quella partecipazione che secondo me sono essenziali per andare avanti in questo campo. Vedete questa mattina la scuola con Amalia, con le professoresse, i ragazzi motivati che parlano di opera articolata, che parlano di mosaici, che hanno confrontato le decorazioni musive nei vari siti. Insomma, davvero mi si è allargato il cuore. Non che non faccia esperienza di altre simili iniziative, ce ne sono tante, ma sono effettivamente un po' slegate tra di loro. Occorrerebbe davvero che ci fosse una sintonia su questi argomenti. Io dico che una civiltà si riconosce dall'attenzione che presta alle cose deboli, agli elementi deboli della società. Io credo che oggi più che mai
i beni culturali siano elementi deboli della nostra società e dovremmo avere quello scatto di civiltà che invece li pone al centro dei nostri interessi, dei nostri impegni, delle nostre iniziative. Io sono l'ultima arrivata qui a Casoli, a Cluny, rispetto ai miei colleghi che mi hanno preceduto e hanno lavorato qui a Adele Campanelli, Francesco Latorre, Sandra Ravenna recentemente, e io mi trovo davvero, non dico vecchia del tutto, però insomma alla fine della carriera, non mi dicevo, ad affrontare un tema enorme che è quello di Cluny. E soltanto comprendere quanto sia grande, quanto sia importante e quanto sia difficile poi alla fine arrivare a dei risultati come quelli che auspicava il professor La Regina, cioè fare degli scavi e riportare un'idea di città a divenire un parco archeologico, è davvero mi tremano i polsi. Per questo, già dall'anno scorso, dopo una bellissima passeggiata, un sopralluogo, chiamiamolo come si deve, un sopralluogo fatto appunto con Marida e con Raffaella Papi e con tantissimi di voi che riconosco, mi sono veramente resa conto, io queste cose le conoscevo sui libri, insomma, vederle in questo contesto per lo più inesplorato, davvero mi si presenta come una ricchezza inesauribile. Ce ne sono tante di città che hanno smesso di vivere come tale. Io mi sono occupata per più di 30 anni di Amiternum e davvero averla adesso lasciata perché non mi occupo più dell'Aquila, mi ha fatto anche star male, devo dire, però adesso, cioè Amiternum è conosciuta, Amiternum ha molte cose visibili, è davvero un parco archeologico. Trasformare Cluny in un parco archeologico è davvero un'impresa e per questo vi dicevo, ho presentato già dall'anno scorso un progetto in soprintendenza. Io sono la coordinatrice degli archeologi di soprintendenza e ho pensato che Cluny potesse proprio rappresentare il caso in cui tutta la soprintendenza si impegna. Di solito noi siamo divisi per territori e ognuno di noi cerca di fare il possibile, certo, dopo aver sentito quello che il professor, ma io lo sapevo più o meno, quello che il professor La Regina è riuscito a fare nei suoi anni e che cosa sta ancora facendo e che ancora farà, e nei suoi anni di impegno in campo archeologico, davvero noi insomma ci dobbiamo soltanto dovremmo rimanere in silenzio, anche se lavoriamo tantissimo, ma non c'è quella visibilità della ricerca, dell'esperienza sul campo, delle scoperte che appunto dovrebbero contraddistinguere l'operato di una soprintendenza. E quindi dicevo ancora che ho presentato questo progetto, un progetto corale in cui tutti gli archeologi della soprintendenza lavoreranno su Cluny. Naturalmente non da soli, abbiamo bisogno di Casoli, abbiamo bisogno delle persone che se ne occupano, che la conoscono bene, che la posseggono proprio spiritualmente. E allora per Cluny occorre impostare un lavoro di grandissimo respiro che parta da una dichiarazione di notevole interesse culturale, quello che chiamiamo vincolo, ma che poi semplicemente riconoscere che una cosa va preservata, che una cosa va conservata per il suo valore, per il valore che ha per una società, per un territorio e per le singole persone. Dopo della dichiarazione di notevole interesse culturale, occorre naturalmente magari espropriare qualche sito. Ci sono delle case sui private, sui beni archeologici, e non è possibile valorizzarle poi con questi limiti. Naturalmente occorre fare ricognizioni. Il professor La Regina, mi sembra, con Benito Di Marco anche, hanno viaggiato su questi territori individuando le singole emergenze archeologiche. Occorre continuare. La città è vasta, la città è grande, più grande di Sulmona, come so dal, appunto, dai metri quadri che essa occupava.
E poi bisogna scavare finalmente. Dopo aver fatto tutta la ricognizione possibile, epigrafica, dei documenti, eccetera, bisogna cominciare a scavare. E questo è un impegno che fino adesso, con le risorse a disposizione della soprintendenza, davvero non è stato possibile. L'ultimo intervento di scavo è quello di Francesco Latorre, l'ultimo intervento di restauro è quello di Sandra Ravenna sul muro, almeno non è caduto, insomma, almeno a questi livelli dobbiamo arrivarci costantemente. Ma poi occorre conoscere. Quando i ragazzi mi trovo a parlare di archeologia e mi chiedono: sì, vabbè, però due cocci, un muretto, ma insomma, in fondo non sono due cocci, non sono un muretto, sono un mondo, sono il nostro mondo, e questo mondo deve essere conosciuto. Perché scavare? Perché dobbiamo conoscere. La conoscenza è quella che contraddistingue un popolo civile. Il mondo degli ignoranti, a qualunque titolo, fa male a noi, fa male alla società. E poi, perché non allargare il nostro presente? Spesso proprio ai ragazzi io dico che è facile dire: io vivo il mio presente perché è quello che mi interessa. No, gli dico: tu vivi in un futuro anteriore. Il futuro anteriore è quello che prepara il futuro, ma lo viviamo oggi. Io sarò felice se avrò realizzato, eccetera. Ci sarà un parco archeologico a Cruie se avremo fatto una serie di azioni, di interventi, se avremo vissuto insieme un progetto e un sogno. Il futuro anteriore è quello che salva il nostro presente, è quello che garantisce la vita del nostro passato ed è quello che permette alla civiltà di durare nel futuro. Un'altra cosa, spesso mi trovo sempre con i ragazzi a raccontare che fare l'archeologo non dà soldi, davvero. Mi dicono: ma lei quanto guadagna? Io mi vergogno, non lo dico mai. Dico: no, quanto basta? Cioè, non c'è nulla di cui vergognarsi, in effetti. Ma io faccio una cosa che mi piace, io faccio una cosa per la quale mi sono impegnata negli anni di studio e che potrò fare anche dopo, quando andrò in pensione, anzi forse quando andrò in pensione la farò meglio, perché potrò tornare a studiare. Perché? Perché in una società di cui spesso ci lamentiamo, mi sono lamentata anche col professore prima, spero di non averlo tediato troppo, dello stato in cui versa anche un'istituzione come una soprintendenza, non per certo per problemi propri, ma generali. Ebbene, cito a memoria una frase di Italo Calvino. Quando parla dell'inferno dei viventi, lui dice: l'inferno dei viventi esiste, siamo noi che lo creiamo. E c'è un modo per conviverci: o abituarsi, dire vabbè, l'inferno, ci siamo, oppure cercare nell'inferno quelle cose che non sono inferno, e dare spazio a queste cose. Io non vivo l'inferno, sinceramente, neanche voi, però tra le cose opinabili ce n'è una di cui sono certa: io voglio conoscere, io voglio sapere com'era Cruvie. Ed è un augurio che faccio a tutti, a me stessa, ai miei colleghi e a tutti voi che insieme lavoreranno a questo progetto. Cruvie è lo spazio del non inferno. Cruvie è uno spazio di sogno, ma di impegno concreto. Ma più è concreto, più deve essere collaborativo. Abbiamo visto già Iovanum, l'impegno con l'università, che frutti può dare. Tutti insieme, io spero che ce la faremo. Vi ringrazio. Grazie. Sono state veramente di grande auspicio, di speranza per la creazione di quello che potrebbe essere un parco archeologico. Grazie per la sua determinazione, per la sua passione, e sono sicura che troverà tutte le collaborazioni da parte, come diceva, del Comune, da parte dell'Associazione e da parte di tutti gli altri attori del territorio per realizzare quell'obiettivo comune che fortemente desideriamo realizzare. Grazie ancora per le sue bellissime parole. Adesso diamo la parola
dottoressa Staffilani e la professoressa Somma, bene, che ci daranno una testimonianza di un'esperienza a noi vicina, che è l'esperienza di Giovanna. Grazie, ci passate se veloci. Grazie, buongiorno a tutti. Io e la mia collega, sono Maria Carla Somma dell'Università di Chieti, e la collega Patrizia Staffilani, rappresentiamo l'anima archeologica dell'Università di Chieti. Collaboriamo da tanti anni con la sovrintendenza su vari fronti nella regione Abruzzo, per quanto riguarda i territori sui vicini, con il progetto di Iuvano, che adesso poi la mia collega vi illustrerà un po' nel suo divenire nel tempo, perché è un progetto di lunga durata e, diciamo, e anche di grandi prospettive future, diciamo. Io, come piccola premessa, volevo dire un paio di cose. Primo, complimentarmi con i ragazzi che ci hanno preceduto stamattina, perché, come ha detto giustamente Rosanna Tuteri, è stata una boccata d'aria buona per noi che lavoriamo nei beni culturali e che pensiamo sempre che i ragazzi sono molto lontani da queste cose. Invece, quando vengono coinvolti, come vediamo con i nostri studenti, in realtà apprezzano, sanno lavorare. Oltretutto va detto che, come ci hanno dimostrato giustamente stamattina, hanno in mano quelle nuove tecnologie che possono veramente cambiare il nostro mondo per renderlo, diciamo, più fruibile a tutti, perché questo forse per l'archeologia è sempre stato anche in passato un problema, quello di molto spesso di essere studi che si facevano in piccole cerchie ridotte e che poi, diciamo, difficilmente uscivano fuori per il grande pubblico. Oggi l'archeologia è soprattutto, si parla molto di archeologia pubblica, di un'archeologia che interviene, modifica e è presente sul territorio, che quindi coinvolge la cittadinanza, le varie cittadinanze, e tutto questo si può fare oggi, si fa anche grazie alle nuove tecnologie, a tutti, diciamo, i nuovi sistemi che abbiamo per trasmettere quello che, diciamo, l'archeologia attraverso le sue metodologie poi conosce. E il fatto che i giovani queste tecnologie le conoscano molto spesso molto meglio di noi, per me sicuramente, è una buon, direi forse un buon viatico per indirizzarli su questo nostro splendido lavoro. Questo, diciamo, una prima. Un secondo aspetto riguarda, diciamo, questi progetti, questi auspicati progetti che mi auguro sinceramente vadano a buon fine, che sono progetti come un po' quello, vedrete, di Iuvanum, necessitano, diciamo, della collaborazione, perché qui oggi come oggi nessun ente, nessuna istituzione, dalle sovrintendenze, l'università, gli enti locali, hanno la soluzione, hanno le risorse economiche per fare interventi che, diciamo, non nascondiamoci dietro un dito, necessitano di risorse, perché diciamo, però queste si possono trovare, e nello stesso tempo in un certo senso si può ovviare a questo problema solo con una strettissima collaborazione. E se questa collaborazione tra le parti in causa avviene, diciamo, con una risposta forte da parte del territorio, che in questo caso mi sembra stamattina sia stato ben manifestato, e che ha radici, mi sembra, come in questo caso, piuttosto solide già a livello di scuola, beh, io penso che si è già a buon punto. Non bisogna mollare, questo è logico, e soprattutto avere una prospettiva un po' lunga, perché certo sono cose che non si fanno in un giorno, che non si realizzano in pochi anni, bisogna avere costanza e determinazione appunto nel progetto che si vuole realizzare. Nel caso di Cluvio mi sembra che gli ingredienti di base ci siano tutti, diciamo che va ricercata questa unità di intenti e questa progettualità che mi sembra di capire la sovrintendenza ha già ben delineato. Quindi, diciamo, adesso un po' per far vedere quello che può essere un progetto condiviso su un territorio che ha molte caratteristiche simili a quelle di Cluvio, come ha ben messo in evidenza il professor
il professore Riva, perché anche il Vanum è uno di quei principi romani che a un certo punto si perdono, sembrano apparentemente perdersi. Io mi occupo di archeologia postclassica e devo dire sono ormai più di 20 anni che studio i municipi dell'Abruzzo e devo dire per l'esperienza che ho, i municipi abruzzesi costituiscono dei casi veramente quasi unici nell'ambito nazionale, con delle dinamiche di trasformazione dall'antichità al medioevo che sono veramente molto interessanti e che stanno, diciamo, emergendo proprio in questi ultimi decenni. E non a caso nel progetto Iuvanum io mi occupo proprio di studiare le fasi di passaggio di questo municipio che poi, diciamo, nel Medioevo è noto solamente per la presenza di un monastero benedettino, quindi, diciamo, molto lontano dalla dimensione urbana che doveva avere in età classica. Però diciamo sono adesso, per esempio, negli ultimissimi scavi stanno emergendo fasi molto interessanti e una diciamo abbastanza diffusa presenza e utilizzo della città, delle varie parti della città, per esempio nel VI secolo. Questo, diciamo, è un elemento assolutamente nuovo nel quadro. C'è stato qualche indizio già nelle ultime campagne prima delle riprese più recenti, però adesso le ultime due campagne mi sembra che sia nell'ambito dell'area dell'Acropoli che del Foro stanno dimostrando questa grossa fase di VI secolo, quindi che apre qualche, diciamo, dà qualche indicazione per quello che di queste città avviene dopo la fine dell'impero romano, come si suol dire storiograficamente. Comunque non voglio adesso tediarvi di più e passo invece la parola alla collega Staffilani che vi illustrerà un pochino la storia del progetto di Iuvanum e poi anche quelle che sono le nostre ultime acquisizioni. Grazie, e anch'io desidero complimentarmi con i ragazzi che hanno fatto un lavoro davvero molto molto interessante, puntuale e che ci fa, insomma, anche a noi dell'università che da alcuni anni ci stiamo impegnando nei progetti di alternanza scuola-lavoro, ci fa estremamente piacere. Tant'è vero che il prossimo anno sicuramente vorremmo fare, come dire, un punto della situazione e magari invitare appunto le varie scuole, i vari istituti che hanno collaborato con noi a presentare i loro lavori, e questo è sicuramente un lavoro da presentare, da far conoscere sia alle altre scuole ma anche ai nostri stessi studenti universitari, perché molto spesso magari come dire, non si apprezza ciò che viene fatto magari negli anni più giovanili. Veramente un bellissimo lavoro. Grazie, ringrazio naturalmente il Comune di Casoli per averci invitato, e naturalmente un onore essere qui con il professor La Regina. Portiamo naturalmente i saluti anche della professoressa Oliva Merozzi, che in questo momento è a Cipro, in missione archeologica a Cipro. E brevemente vi illustriamo appunto il lavoro che è stato fatto, che facciamo ancora al Iuvanum, che è appunto è il sito, possiamo dire, gioiello di Cluvie, è la città sorella di Cluvie. Appunto, come già stato detto, Iuvanum ha chiesto un municipio, ma con una frequentazione molto molto antica, così come anche per quanto riguarda Cluvie. Abbiamo attestazioni già dal X secolo a.C. e poi man mano il sito si è noi in archeologia in gergo tecnico si è monumentalizzato. Iuvanum, che innanzitutto, come credo moltissimi di voi sanno, si trova nel comune di Montevelodono, in un sub-pianoro, possiamo dire a metà strada tra gli attuali comuni di Torricella Peligna e Montevelodono, ed è, possiamo dire, organizzato in due aree: l'area del santuario, quindi l'area sacra, della popolazione, espressione della popolazione italicina, che è appunto la stessa di Cluvie.
appartenevano alla stessa tribù arnese. E poi abbiamo invece l'area romana, quella che chiamiamo l'area romana, appunto con la città di epoca Giulio Claudia, quindi in cui l'estis del santuario e della città romana emergevano dal territorio. Possiamo andare avanti. Brevemente ho messo una carrellata di citazioni bibliografiche proprio per evidenziare come già dal 1792 Michele Torcia descrive appunto i ruderi sparsi in questo territorio, che appunto secondo lui dovevano appartenere a qualcosa di molto importante, anche di grande. Che appunto facevano pensare a strutture, ad edifici importanti. I primi studi sicuramente possiamo dire sistematici di livello scientifico sono quelli di Madonna, padre e figlio, che sono Madonna e Santa Madonna, che come vedete dal 1880 su Notizie degli Scavi pubblica una prima notizia dei rinvenimenti a Monte Nerodoro. E poi naturalmente gli studi del professor Marugina, che appunto occupato sul territorio di Giulia, come abbiamo già sentito precedentemente, naturalmente si è occupato di per il quale sito, per il quale centro, ha detto il professor Marugina, non abbiamo fonti, ma abbiamo tante emergenze archeologiche che stiamo cercando di riportare la luce. Andiamo avanti, poi naturalmente tantissimi altri studiosi. Diciamo che l'università ha iniziato ad occuparsi di Juvano nel 1980 con la prima campagna di scavo ad opera della professoressa Fabricotti, che insegnava appunto archeologia, storia dell'arte greca romana all'Università di Chieti, era appena arrivata da Roma, e appunto con il sovrintendente Scipione scelgono proprio un sito archeologico da dedicare alla, soprattutto agli studenti, cioè un sito che potesse diventare un campo scuola, un campo per la didattica dello scavo archeologico, e scelgono Juvano, di cui nel 1980 si conosceva molto poco, quasi nulla, anche se le emergenze archeologiche sono state scavate negli anni 40, erano già visti il foro, il porto, il Pulita Bene, il santuario, ma gli studi sistematici poi erano un pochino un po' scemati. Quindi nel 1980 inizia la prima campagna di scavo d'opera dell'università, che continua ancora oggi fino al 2005 appunto sotto la direzione della professoressa Capricotti. Poi dal 2007 abbiamo ripreso con la direzione della professoressa Papi fino al 2011, e dal 2016 abbiamo ripreso con la professoressa Sorda e la professoressa Menozzi. Andiamo avanti. Naturalmente tutto questo in collaborazione con la sovrintendenza archeologica, naturalmente, e in particolare prima con la dottoressa Lapenna e adesso con la dottoressa Tuteri. E come vedete qui ci sono tantissimi studiosi che si sono occupati comunque del Juvanum, soprattutto per quanto riguarda il repertorio idrografico, e anche molti studiosi stranieri, tant'è vero che alla fine degli anni 90 è iniziata una collaborazione con alcune università straniere, con la sovrintendenza e con la nostra università, per un progetto molto ampio di ricognizione territoriale, il Juvanum Survey Project. E andiamo avanti. Ecco qui, questa è l'area archeologica, la pianta della città romana, e come vedete il grande foro, è un portico, la basilica, e
gli ambienti, poi i vari ambienti di carattere commerciale e artigianale. L'Università di Chieti si è occupata in particolare di quello che noi chiamiamo, quello che vedete in basso a destra, il settore sud-est foro, e nel 2007 invece abbiamo ripreso un saggio che vedete in giallo, che vedete in alto sul lato sinistro, sul lato ovest del foro, un saggio che era stato addirittura uno dei primissimi saggi del 1980, abbiamo ripreso lì le indagini perché appunto ci sembrava che potesse darci dei risultati, come dire, leggermente diversi dal lato est. E in effetti così è stato, come ha detto la professoressa Somma, in quell'area abbiamo recuperato, individuato delle stratigrafie di VI-VII secolo dopo Cristo, naturalmente, che erano invece poco evidenti nell'altro settore, nel settore orientale della città. Su questo stiamo appunto lavorando, andiamo avanti. Ecco che sempre sul lato ovest, naturalmente, come dire, le tante cose che sono venute alla luce, vi porto un ambiente molto particolare, un ambiente a pianta rettangolare, molto grande, con quello che rimane di una macina, quella che vedete al centro circolare, e con il bancone in cui erano inglobati tre toria. E molto probabilmente è un ambiente che si affaccia sul foro, sulla parte proprio centrale del foro, quella che appunto doveva essere proprio il centro della città, e siamo già nel VI secolo d.C., quindi probabilmente è il luogo dove potevano avvenire le cosiddette fomentaciones, cioè la distribuzione del grano, insomma, diciamo, dei cereali, della farina e quant'altro. Quindi è veramente, insomma, è un'area che ci sta restituendo delle informazioni molto molto importanti. Andiamo avanti, e questo è quello che la ripresa dell'ultima fase degli scavi del 2017-2018. Lo illustra brevemente la professoressa Somma. Allora, la ripresa degli scavi nel 2017, il progetto, la ripresa del progetto ha previsto sostanzialmente due aree di scavo, una ancora, insomma, ricerca della parte dell'area forense, e invece anche una ripresa dei lavori nella parte dell'Acropoli, che diciamo invece non era stata toccata negli scavi precedenti, di cui tra l'altro mi occupo io, no? Perché l'idea era quella di cercare di capire le dinamiche e soprattutto i momenti di sovrapposizione dell'edificio di culto cristiano legato a questo monastero benedettino al di sopra di uno dei templi, diciamo, della fase più antica della città, e quindi vedere questa trasformazione in senso puntuale dell'area dell'Acropoli. E poi però insieme, come spesso facciamo nei nostri progetti, anche la ripresa della sala sul territorio, che in parte era stata condotta già nei precedenti lavori, ma che, diciamo, viene aggiornata anche con le nuove tecnologie adesso a disposizione, e quindi, diciamo, una ripresa, una revisione del lavoro fatto in precedenza. E come ha già anticipato la collega, appunto i principali elementi di interesse vengono proprio sulle fasi tarde del municipio, con, diciamo, queste stratificazioni che vanno fino al VI, anche VII secolo, che sembrano interessare buona parte delle taverne che fronteggiano l'area forense. Per quanto riguarda invece, diciamo, ecco, queste sono altre immagini invece relative all'altro aspetto del nostro lavoro in questi ultimi in questi anni, che riguarda invece anche il restauro di ambienti che erano stati in precedenza scavati. Questo lavoro che si terrà soprattutto poi da quest'anno, penso, interesserà diverse parti del complesso, che costituisce anche questo un elemento importante per anche poi in vista della fruizione e migliore comprensione del sito.
E questa è la, una veduta dell'area dell'Acropoli prima della, della ripresa degli scavi. Queste sono le aree in rosso che abbiamo indagato, che stiamo indagando, che riguardano sostanzialmente l'area del cosiddetto campanile, quello che era stato sempre interpretato come il campanile del complesso monastico medievale, che invece ha restituito per ora una serie di fasi anche molto tarde di utilizzo di questo ambiente, e l'analisi degli ambienti più prossimi al cosiddetto, all'area cosiddetto campanile. Ecco, questa è una veduta dell'ambiente che è stato scavato, in cui tra l'altro proprio l'anno scorso è emersa anche un'altra foto, un'altra slide per favore, ecco, anche una sepoltura che diciamo si accompagna a tutta una serie di sepolture che negli anni passati invece erano state trovate nell'area antistante del monastero, che attestano quindi un uso funerario di questa area età medievale. E questa è invece un'immagine del pavimento e del focolare che è stato rinvenuto molto tardo all'interno delle strutture del cosiddetto campanile. Diciamo poi nel proseguo degli scavi, ecco, questa è una veduta delle strutture del campanile che sono inglobano iscrizioni, elementi architettonici romani particolarmente significativi, e diciamo vedremo nel prossimo futuro, diciamo, di analizzare la parte proprio relativa del tempio, quindi diciamo proprio le fasi di utilizzo del tempio. Grazie. Queste fasi, questa fase monastica, si sa quando comincia? Comincia nel XII. Però potesse sfilare, perché questo penso sono l'intervento, questa testimonianza che in realtà è molto vicina, che costituisce, ecco, un esempio da posto da immutare. Bene, adesso ci arriviamo alla conclusione con la dottoressa Marida De Menna, che questa mattina ha pubblicato da noi sia nella sua qualità di vicepresidente della Fondazione Accademia Abruzzo, sia in rappresentanza dell'associazione La Roma Antica, e quindi avrà molto da dirci su quello che è l'interesse locale per la nostra famiglia. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio gli intervenuti, ringrazio tantissimo il professor La Regina che, come ho avuto anche ieri più volte l'occasione di confrontarmi sul sito, è stato per me, diciamo, la pietra miliare dei miei studi, perché io mi sono formata sui libri, ho discusso la tesi sul territorio carregino partendo dalle sue pubblicazioni, e ieri per me è stato veramente un grandissimo onore poterlo accompagnare su un sito che lui ricordava molto bene, ci ha dato tante indicazioni. E lo ringraziamo veramente anche a nome, ringrazio anche a nome del presidente dell'associazione La Roma Antica, che oggi non è potuto venire a partecipare, dall'ingegnere Danilo Giangiulio, per questa sua, diciamo, non solo grande conoscenza, ma non sono qui a ripetere le parole per se stare, perché ma soprattutto per la sua grande affabilità, disponibilità, ci ha assicurato che ci verrà a ritrovare anche quest'estate, e noi lo aspettiamo con tanto insomma, gioia e veramente affetto. Il mio compito è quello, se vi spiace, ma di dover ringraziare tutti, perché questo progetto io lo sto portando avanti, ma se non avessi avuto la collaborazione del territorio io non avrei potuto fare assolutamente nulla. Il progetto è partito così: un pomeriggio parlavo con un'altra mia associata di un'altra associazione nel paese qua vicino, Palombaro, Mariana Civitella, la quale mi ha detto: ma perché non facciamo una passeggiata a Kruger? Io sono rimasta un po' titubante, ho detto: Dio, dove li portiamo? È una situazione un po' pericolosa. Insomma, da questo, diciamo, lo scambio di vedute è avvenuto un miracolo. Per me è già un miracolo quello che siamo riusciti a fare,
preparandomi per questa, diciamo, comunicazione, ho visto che nell'arco di un anno, perché nel 22 maggio circa abbiamo rintracciato quel mosaico che adesso vedremo e che forse non si voi già conoscono, è stato un susseguirsi di eventi, di incontri, di collaborazioni, di partecipazione, di affetto del territorio, di disponibilità a fare. Quello che hanno detto i relatori precedentemente, cioè il fatto che i ragazzi abbiano risposto così bene, io insegnando devo dire che veramente è il valore aggiunto di questo territorio, perché questi ragazzi sono stati entusiasti da subito. Mi è dispiaciuto non vedere il loro lavoro, per quanto so dalle insegnanti che cosa è stato fatto. Sono state pure ben coadiuvate dall'architetto Ricci, che le ha, diciamo, saputo guidare stando qui sul territorio molto più di me, perché io sto, insomma, un po' qui, un po' a piedi, e quindi devo dire che c'era un terreno fertile, e pur avendo una grande esperienza, sono più di 20 anni che mi occupo di archeologia, è la prima volta che ritrovo questa, che sento questa partecipazione da parte dei ragazzi e del territorio. Dobbiamo ringraziare i proprietari dei siti, i proprietari delle case che hanno aperto in maniera generosa le loro case, i loro luoghi, ci hanno permesso di lavorare, di fare indagini, sono stati sempre disponibilissimi. E grazie a loro, è un altro elemento, un altro tassello, noi stiamo portando avanti questa ricerca in maniera sistematica. Mi ricordo i primi giorni quando si inizia a scorrere, partendo sempre appunto la nostra pietra miliare, cioè il lavoro dell'Adriano La Regina, abbiamo iniziato a fare un vero e proprio censimento del territorio. E vai avanti. Dopo ci siamo documentati naturalmente per vedere che cosa c'era e che cosa non si vedeva più, perché sono passati tanti anni, circa 30 anni dalle ultimi scavi e 50 anni dal lavoro del professore. Quindi piano piano ci siamo, insomma, fatti conoscere sul territorio, e il territorio appunto ha iniziato a proporci tutte le sue ricchezze. Vai avanti. Allora, noi stiamo lavorando su una zona che è vincolata, cioè stavamo già parlando di problema, è un vincolo addirittura che risale al 1929, riproposto, poi ampliato, ripuntualizzato nel 1977 in occasione del rinvenimento della festa Giulio Claudia che avete visto, e poi anche del rinvenimento di una strada e di altri edifici antichi, quindi diciamo è un'area già vincolata. E tra l'altro questa piantina io l'ho trovata nella documentazione sia del comune che della sovrintendenza, perché è la base del progetto del percorso degli ulivi e dell'antica cruvia, che è stato portato avanti e approvato anche dalla sovrintendenza sul fine degli anni 80 e fine degli anni 90. Quindi è un percorso già prestabilito, e quindi con Maria Civitella abbiamo detto: allora il percorso c'è, lo dobbiamo soltanto riattivare. E per fortuna abbiamo avuto adesso dei compagni di viaggio, dei compagni di avventura che ci stanno permettendo questa riattivazione. Vai avanti, che se ne abbiamo parlato già. Siamo partiti naturalmente dal punto più evidente, cioè il caseggiato Fata Lalieri. È un caseggiato che in parte, cioè, è ancora privato, in parte è attualmente il proprietario è sul territorio, il signor Raffaello Lalieri, che non finirò mai di ringraziare, che ci ha aperto il magazzino, ha detto: se avete voglia la domenica di venire qui a pulire, fatelo, cioè, almeno non mi date fastidio. E mentre l'altra parte del caseggiato è di un'altra famiglia che, di cui appunto non riusciamo a ritrovare gli eredi, per cui noi non ci siamo permessi di entrare, però comunque stiamo lavorando intorno a questo caseggiato.
Allora, le condizioni erano queste, cioè molta, si erano, durante gli anni si erano accumulate tanti materiali, e questi materiali sono stati tutti ben portati in discarica, differenziati, siamo stati molto attenti al territorio, al rispetto del territorio. E abbiamo iniziato praticamente a portare via tutto ciò che c'era nella nostra memoria. E nell'amore di roba ne era tanta. Quando io conducevo questi lavori insieme a Luana del Grande, a Maria Civitelli e agli altri ragazzi dell'associazione, era un po' titubante, perché negli anni Ottanta era stata pubblicata un pezzo del mosaico dalla professoressa Fabbricotti, ma temevo che dopo tanti anni questo mosaico si fosse distrutto, perso, non sapevamo. E quindi conducevo queste operazioni con lo scrupolo, stiamo lavorando ma non so dove arriveremo, cioè quale sarà l'esito. Vai avanti. Vedete, guarda del cane che proprio con le mani dice: beh, adesso dove metto, dove ci metto mano? Perché oltre ad avere una situazione appunto di discarica, si era venuta a creare una discarica, c'era anche, vai avanti, un bello strato di terra, di ferraglia. Però iniziava ad affiorare qualcosa. Vai avanti. Ecco, questo è diciamo lo strato di terra che si era accumulato sul mosaico, ma non era terra, diciamo, una terra di riporto. Vai avanti. E allora piano piano, tutte le domeniche, pulendo, inizia ad affiorare quello che è la parte che già conoscevamo, da questa parte della treccia. Poi si stava, diciamo, delineando diciamo queste decorazioni a girali e anche una decorazione abbastanza schematica a triangolini. Vai avanti. E alla fine della pulizia è emerso questo bellissimo mosaico policromo, ma che è solo una parte del pavimento musivo. Abbiamo alla fine del lavoro ritrovato circa 12 metri quadri di pavimento musivo. Sono 5,90 di lunghezza per 2,20 di larghezza. Il mosaico, tra l'altro, prosegue sotto il muro, oltre diciamo, la proprietà del signor Ranieri. E quindi la cosa che adesso dovremo fare è quello appunto di continuare a indagare e vedere, sperare di trovare l'altra parte del mosaico. Il mosaico prosegue sia in larghezza che in lunghezza. Vai avanti. Mentre totalmente inedito, mai non si sapeva neanche dell'esistenza, è la presenza di quest'altra parte emblematica, ma così c'è, cioè questo riquadro musivo, dove è emersa praticamente una coda terminale che si attorciglia con addirittura con una divaricazione, e andando sul posto si può vedere che addirittura una tessera del mosaico è lavorata in maniera circolare. E probabilmente è un insieme di due animali fantastici, probabilmente marini, che fanno parte di un unico mostro marino. Andiamo molto per l'ipotesi, ma dato che queste rappresentazioni erano consuete in aree termali, sospettiamo che ci troviamo veramente di fronte a una stanza attinente alle terme. D'altronde già nel 1876 il Ranieri di Guardia Grele racconta di una passeggiata sul territorio di Pianola Roma, allora si chiamava appunto, non era stata ancora identificata come Cluvie, e racconta del fatto di aver visto un'area destinata appunto alle terme. Addirittura parla anche delle zone dell'Ipocastrum, della zona del Frigidarium, della Poditerium. Evidentemente la situazione era ancora molto più chiara. Stiamo però al 12 settembre 1876, cioè quasi 200 anni fa, e quindi sicuramente la lettura del territorio era molto più chiara. Puoi andare avanti? Qui ancora un'altra visione, insomma, dalla parte ovest. Pensate che questo ingresso, cioè questa parte del mosaico, è perfettamente
posto in direzione nord. Io sono rimasta utilizzando, diciamo, la bussola, sono rimasta perché proprio cade sul nord preciso, il nord è orientato in maniera precisissima. E quindi insomma è molto molto interessante. Andiamo avanti, cioè voglio dire, non è casuale, sempre i Ranieri ma anche testimoni del posto mi hanno detto che un po' più avanti il caseggiato vi era una sorgente, la sorgente acquara o acquaria. Questa sorgente si è persa nella sua uscita qui vicino al mosaico, mentre la potete vedere con la sua portata continua, costante e abbastanza forte nella parte di Sant'Antonio, sulla strada statale, da dove esce tantissima acqua. Molto probabilmente la presenza di tutta quest'acqua è stata convogliata dai romani, probabilmente per fare l'eterno, un'area termale, insomma qualcosa legato all'eterno, insomma al benessere, anche perché sappiamo che i romani erano molto attenti a questa pratica, e ci troviamo quasi alla stessa situazione di Chieti, cioè sotto la collina l'impostazione delle terme, cioè sfruttano proprio l'acqua che scende dalla collina per probabilmente appunto istituire le terme. Andiamo avanti. Allora, contemporaneamente al lavoro, diciamo, più umile, abbiamo iniziato un lavoro di rilievo sulle cartine, sul PRG, abbiamo l'indicazione del caseggiato, però non avevamo le altezze, non avevamo le profondità, non avevamo nulla, e grazie a un mio collega, appunto geologo della Spezi Research, abbiamo iniziato una vera e propria ricognizione sistematica di rilievo, sia a terra, poi vedrete anche usando il drone, e stiamo adesso trasportando tutto su carta. Scusa, mi metti il telefonino? Il telefonino? Le prendi sopra? Diciamo nella mia... Allora, proprio... questo, diciamo, è il primo rilievo che stiamo conducendo, vedete? Cioè il rilievo della zona termale riproposta proprio sopra il caseggiato Ranieri, quel colore rosso, perché stiamo notando anche dei problemi di staticità, in quanto c'è tutta la parte superiore del caseggiato che pare non poggi su un architrave, e quindi la cosa insomma è un po' delicata. Va bene, puoi andare avanti. Sì, quindi sono tutte misure rilevate, siamo adesso no col telefono, con il computer. E avanti, cosa? Ecco, qui invece ci vedete mentre stiamo facendo, utilizzando il drone, e con questo, diciamo, dispositivo stiamo adesso mappando tutto il territorio. Perché sia in base pure al testo dei Fiorentino, del professor La Regina, ma anche altri testi, abbiamo una serie di comunicazioni e di rinvenimenti, però sono addirittura alcuni sono proprio lasciati così, il caseggiato Ianieri, che alla fine non ci sono neanche più queste famiglie. E allora stiamo facendo una riproposizione su carta, su georeferenziata, sulla piantina di tutte queste testimonianze e emergenze che stiamo rinvenendo. E infatti vedete, questa è una bella immagine presa dal drone nella parte alta però del pianoro, cioè nella parte più a nord verso Penna Pedimonte, da dove appunto stanno emergendo altre situazioni molto interessanti. Vai. Allora, qui invece ci troviamo nell'area del teatro. Come vedete, la casa di Ienno, dove dovrebbe essere il teatro, ieri l'abbiamo visto anche col professore Regina, è quel tetto chiaro. E tutta la zona però è una zona molto complessa, perché ci sono delle indicazioni, per esempio questa fase, zona circolare, che è qualcosa di innaturale, perché è un confine circolare, non è naturale,
di solito i confini sono perpendicolari, e quindi tutta una zona che dovremmo comunque monitorare, vedere e approfondire negli studi. Avanti. Ecco, questo è il CTR dove appunto stiamo riportando tutte le nostre indicazioni, che voglio ringraziare anche il Comune che si è messo a nostra disposizione fornendoci appunto tutto il materiale che ci serve per i nostri studi. Avanti. E questa invece è una riproposizione di un nostro associato, Mario Finamore, il quale, seguendo appunto le indicazioni del lavoro del professor La Regina, ha fatto questa ipotesi ricostruttiva, anche basandosi sul disegno di Benito Di Marco. Però naturalmente queste sono tutte ipotesi che dovranno essere vagliate. Allora, la situazione era una situazione, come dicevo, un po' caotica. I muri si vedevano con difficoltà, e allora i ragazzi dell'associazione La Roma Antica si sono impegnati a ripulire tutta l'area avanti, e siamo arrivati a questa, cioè abbiamo messo a buono il primo e il dopo, naturalmente sempre seguiti da me. Sono diventata pure un po' acida quando loro dicevano andiamo avanti, e ho detto state calmi, perché qui abbiamo un muro reticolato, non è un muro di cemento. E quindi, però devo dire che sono veramente bravi e mi sopportano. Vai avanti. Ecco, questa è ancora la situazione pre-pulitura. Avanti. Avevamo poi una situazione veramente complessa, che sarebbe il muro perimetrale della città totalmente ricoperto di rovi, che poi fa parte dell'intervento della dottoressa La Penna di ripristino, però diciamo ormai il muro si era quasi perso, non si vedeva più. Vai avanti. E i ragazzi appunto si sono messi con santa pazienza a ripulire tutto il muro in opus reticolato nella parte alta e in opus cementicio nella parte bassa, il che ci dimostra che molto probabilmente questo muro di chiusura doveva essere un muro di scenografico, un muro di quinta, mentre la parte bassa in opus cementicio non doveva essere vista, cioè era la parte diciamo meno frequentata sicuramente. E quindi questa è la pulizia. Quindi il muro è rimesso totalmente, tra l'altro l'opus reticolato è anche leggermente più interno rispetto alla base in opus cementitium, ci appoggia proprio sull'opus cementitium. Naturalmente si dice la curiosità è donna, e io mentre lavoravo, i ragazzi lavoravano, ho provato ad aprire una porticina. Aprendo questa porticina mi sono accorta che c'era il muro in opus reticolatum del caseggiato appunto di Yen, che già nel disegno di Benito Di Marco era presente, era stato individuato, indicato, però non era stato indicato che era in opus reticolatum. In totale siamo tra il caseggiato Iranieri e il caseggiato di Yen e questo muro di Cion di Quinta a circa 50 metri di opus reticolatum. Cioè, è una cosa veramente soltanto ripulendo, non abbiamo fatto altro che ripulire. Vai avanti. Questi sono sempre gli ambienti del caseggiato di Enno. Vai. E sempre i ragazzi mi hanno sopportato anche quando gli ho detto: guardate ragazzi, qua c'è testimoniata una torre mandrino-mandriana, dove sta? Dove non sta? E la torre era completamente ricoperta di rovi. Loro con grande pazienza d'estate sotto il caldo si sono messi a ripulire tutto diciamo questo stabile che ormai versa in condizioni non molto buone, però pure il professore ieri è rimasto insomma particolarmente interessato a questa struttura. Vai avanti. E quindi da questa situazione siamo passati all'altra. Vai. Allora, contemporaneamente al lavoro di ripulitura, al lavoro di ricerca, al lavoro di ricognizione, al lavoro di documentazione, ci siamo mossi anche per la conoscenza del territorio, a cui io tengo tantissimo. La divulgazione del territorio deve essere fatta,
anche contemporaneamente al lavoro di ricerca, anzi forse ancora più interessante, perché naturalmente tutte le tensioni, tutte le ipotesi vengono anche recepite dal territorio e il territorio in qualche modo si sensibilizza. E quindi ho approfittato anche della mia funzione di delegato scuola del FAI per proporre al capo delegazione, signor Di Monte di Chieti, di fare le giornate FAI a Piano La Roma. Questo ha avuto tantissimo successo, perché di solito il FAI si occupa appunto di aprire monumenti poco conosciuti, non tanto quelli conosciuti, e abbiamo avuto anche un grandissimo riscontro di pubblico. Vai avanti. Allora, abbiamo creato una specie di percorso che ha messo tra l'altro in comunicazione, in unione, il piano La Roma con Penna Pedimonte. È un unico circuito e la cosa bella è stata che le persone mi venivano, quando arrivavano sul piano La Roma, mi chiedevano: ma adesso come faccio ad andare a Penna Pedimonte? Oppure mi dicevano molti: sto venendo da Penna Pedimonte, sto seguendo il percorso. Quindi anche diciamo, i ragazzi, anche in questo hanno risposto benissimo, sia i ragazzi di Piano La Roma che di Penna Pedimonte, perché hanno capito che bisogna fare sistema, bisogna unirsi, non bisogna fare più lotte di campanile, questo è di Palombaro, questo è di Guardia Greca, questo è di Caso. Cioè, purtroppo i romani queste divisioni non ce l'avevano, ce l'abbiamo noi. Invece i ragazzi insomma, hanno capito e quindi hanno appoggiato anche questo percorso da Piano La Roma a Penna Pedimonte, che è un altro centro molto molto importante, con tombe italiche, ma lasciamo stare, non abbiamo troppi fronti, andiamo avanti. E questi sono sempre i miei angeli custodi, appunto Mario, Fabrizio, Antonello, Luana, Maria, ma ce ne sono tanti altri che io mi scuso se non cito, ma insomma il mio grazie è corale. Vai avanti. Questo è il proprietario appunto della casa di Enno, che, dove abbiamo appunto ripulito il muro reticolato, e vedete la folla di persone che sono venute a visitare il nostro sito. Vai. Ecco, questa è la zona diciamo del teatro. Vai avanti. Ecco, questo diciamo è l'ultimo punto, ma il punto di partenza, come si diceva pure prima. I ragazzi dell'Argeri Marino ci hanno fatto un grandissimo regalo venendo e lavorando sul piano La Roma. Ringrazio le professoresse, ringrazio la preside, ringrazio Maria Coccupinelli che con cui ci conosciamo da una vita, perché veramente è stata quello che noi speravamo, perché noi ci siamo adesso, ma sono loro che devono continuare su questo territorio. Manca anche la nostra piccola mascotte, che è figlio del presidente, ma vedere i bambini, i ragazzini così entusiasti, che riportano poi la loro attività a scuola e coinvolgono altri bambini, è veramente la cosa più bella di questa della ricerca archeologica. Che la ricerca archeologica rimanga soltanto sui libri è un po' avvilente, un po' diciamo. Ci vuole assolutamente, però il riscontro umano è la cosa principale. Grazie, scusate per la parola. Grazie, ci avviamo davvero adesso al termine di questa mattinata, penso intensa, dove è emerso in maniera molto chiara la voglia di, questo era l'obiettivo iniziale, di dare, di accendere i riflettori su Cluvie, non in senso diciamo così, ma nel senso di veramente riportare alla luce questo nostro patrimonio. Il grazie principale va al professor La Regina, al nostro concittadino, professor Adriano La Regina, e poi a tutti gli altri che hanno partecipato a questo incontro questa mattina. Mi preme precisare qualcosa, ecco, io chiederei agli ospiti, giusto per documentare questa mattinata, se possibile avere il materiale che hanno fornito, le loro relazioni e quant'altro, anche perché noi abbiamo la fortuna di avere un sito, non sito archeologico,
ma caso Viorg, che è curata dalla nostra concittadina Maria Carmela Ricci, che costituisce un che raccoglie tutto quanto necessario, che sta diventando una fonte inesauribile di documentazione di tutto quanto avviene nel nostro comune. Del resto tanti ragazzi hanno attinto molto materiale su Prumie e il loro lavoro proprio da questo sito, quindi sarebbe nostra intenzione avere la disponibilità, ecco, della documentazione di questa mattinata per arricchire la documentazione che lei già cura sul sito. Adesso do la parola al nostro sindaco, che lui affido la sintesi conclusiva della mattinata. Grazie, è un onore molto importante. Adesso capisco il fastidio che mi ha dato quell'amicetto questa mattina. Comunque, oggi più che mai ho ascoltato tante competenze, veramente delle importanti competenze qui sul tavolo d'onore, ma anche altrettante competenze che stanno in sala, che non hanno avuto modo di esprimersi, ma che saranno sicuramente delle risorse che potremo mettere assieme. E io oggi, come non mai, mi sento ricettore di competenze. E questa è una funzione che vorremmo svolgere come amministrazione comunale. Partendo da Denisa, come professore, proprio come ingegnere, ci siamo detti, noi come amministrazione stavamo cercando degli ologrammi da poter inserire all'interno del castello locale e far sì che il castello diventi ricettore di contenuti divulgativi non solo di casa, ma dell'intero territorio provinciale. E stavamo cercando le risorse umane che erano capaci di fare questa cosa, invece ce l'abbiamo a caso con Angeli Marino. Quindi, se riusciamo a superare l'aspetto amministrativo di come poter dare questo servizio alla scuola, noi abbiamo già in essere un finanziamento con bellezze di governo a livello nazionale e potremo inserire queste attività sia come Prumie, ma sia come altre risorse che il nostro territorio ci offre. E allora ho immaginato un sogno, stamattina è stata veramente una bellissima mattinata. Ho immaginato questo sogno, che noi riusciamo ad inserire inizialmente questi contenuti dentro il castello e vediamo emergere il municipio di Prumie nei suoi aspetti. E la vediamo con il monitor, adesso non so come si chiama con precisione, con il visore che ho avuto modo di vedere soltanto a Lena, l'avevo visto in un altro contesto e oggi ho visto qui a caso. Con questo visore noi vediamo realizzato il municipio e poi negli anni, nel futuro, vediamo realizzata la torre, il teatro e quant'altro nel corso dei lavori. Allora, pezzo iniziale del finanziamento pubblico lo possiamo trovare, ma immagino che si possa trovare, come nelle parole del professor Caricina, anche dei finanziatori privati, sia dei finanziatori che vogliono sgravarsi di tasse, ma anche dei finanziatori che vogliono lasciare un segno sul nostro territorio, persone che hanno la disponibilità, non possono mettere a disposizione il loro tempo perché fanno altre attività, ma possono mettere a disposizione delle risorse economiche. Quindi io voglio essere veramente breve e ringraziare ognuno di voi che ha partecipato a questi giorni, perché senza le tante persone che si sono messe a disposizione non si riusciva a creare questo sogno che noi potremmo portare avanti. Ovviamente non voglio citare nessuno perché mancherebbe rispetto ai tanti, però veramente il grazie di cuore va al professor Caregina, che ha dimostrato una sensibilità unica nell'approccio, nella disponibilità, nella realizzazione e soprattutto nelle idee che vuole mettere in campo per sostenere una realtà come quella nostra, del nostro territorio che abbraccia veramente una storia importante, che ci dà sicuramente la possibilità di capire ciò che è successo, perché la memoria è importante, e proprio per guardare al futuro prossimo che noi dobbiamo
realizzare. Quindi grazie a ognuno di voi e sappiate che Casoli, l'amministrazione comunale di Casoli, sarà sempre a disposizione di chi ha voglia a contribuire alle nostre comunità. Buona giornata a tutti. Con l'intervento del sindaco possiamo veramente concludere e i ringraziamenti sono stati fatti, sono molto doverosi e un arrivederci a tanti altri appuntamenti che segneremo nelle nostre agende perché pare che questo sia l'intento comune. Grazie di nuovo a tutti. Presidente, posso dire una cosa? Sì, un attimo. Raccogliamo l'invito. Scusate, perché abbiamo anche la preside dell'Istituto Andrea Marino che vi do a Castaneria, quindi diciamo che è un gemellaggio già in atto. Ricordo che gli sposi americani vengono a Castello, a Castello.